delle, diciamo così, esperienze reali, delle real experience, non so come definirle, comunque dei gruppi operativi esistenti. Abbiamo voluto coinvolgerli per dare anche proprio l'idea di che cosa vuol dire fare un gruppo operativo, a raccontarci delle loro esperienze. Ci saranno due gruppi operativi provenienti rispettivamente dalla Regione Veneto, recentemente finanziati con il primo bando sulla misura 16 della Regione Veneto, e poi avremo un gruppo operativo invece di un'altra regione, una regione che ha emesso i bandi sulla misura 16, forse la prima d'Italia, per cui è già da più di un anno che questo gruppo operativo funziona e si potrà evidentemente anche sulla base di un, come dire, certo rodaggio portare la sua esperienza, che ho voluto cercare comunque di ricondurre al tema di oggi, quello della comunicazione e della disseminazione, ma che evidentemente può essere speso anche in termini, come dire, di esperienze più così complessive, lì dove ci fosse anche l'interesse da parte dei partecipanti a questo incontro. Bene, allora chiamerei il dottor Panotto, prego Riccardo, che appartiene alla società di consulenza che sostiene questo gruppo operativo e di quale vi parlerà appunto Riccardo. Prego. Grazie Matteo. Cogliendo appunto il concetto di real experience, appunto giustamente è stato annunciato Farmers Lab, un gruppo operativo che proprio perché ha trovato risposta, conferma appunto nel primo bando appunto CC2 della Regione del Veneto, come riportato appunto nella media positiva, di fatto si è costituito solo appunto alla fine di gennaio e quindi posso parlare dell'idea. Ho immaginato quindi di quindi non tanto concentrarmi in quello che sarà lo sviluppo, che appunto avverrà nell'arco di 2 anni, come appunto ho riportato qui. Ah, vado avanti. Ah, d'accordo, perfetto. Ok, perfetto. E quindi non tanto di soffermarmi sui contenuti delle idee, appunto poi, come diceva Matteo, rimane valida la mia disponibilità a confrontare, rappresentando il gruppo operativo, a confrontarmi, rimarranno voi le slide, poi avrete i riferimenti per entrare nell'idea, ma direi che avendo colto appunto l'invito e il tema, sarà forse più interessante sviluppare l'esperienza appunto recente che è stata richiamata più volte, ecco, di confronto a più livelli regionale, europeo appunto, e il modo di lavorare che abbiamo come nero su bianco appunto in quanto innovation broker. Appunto del partner del gruppo operativo. Quindi rapidamente la focus area nella quale ci siamo inseriti indubbiamente quella 3A identifica immediatamente il tema che poi vado a declinare, cioè la competitività in questo caso che parte dalla provincia di Padova e riguarda i piccoli agricoltori della provincia di Padova è stata identificata come un problema appunto basato sull'evidenza che probabilmente non è solo di questo territorio ma di molti altri territori veneti. Parliamo di, quando dico piccoli agricoltori, in particolare come il gruppo che ha fatto nascere l'idea, che di fatto è un gruppo di piccole aziende agricole associate a CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Padova. Rappresenta tipicamente come area di coltivazione, parliamo di due aziende che hanno 2 ettari di coltivazione nell'ambito ortofrutticolo. E quindi quando Farmers Lab l'abbiamo declinato come laboratorio di agricoltori, come un gruppo operativo per la creazione di laboratori condivisi agli agricoltori, appunto per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli, si è partiti da quel bisogno, da quella necessità di un gruppo di aziende che si è incontrato, in questo caso grazie a Vicolo, il percorso partecipato, che era l'associazione, il sindacato, ma appunto su quell'idea se ne è stato poi un gruppo di lavoro più ampio, che ha pensato che quel problema che riguardava quello zoccolo duro, come lo chiamiamo, che insomma sarà quello che ci accompagnerà, in realtà non riguarda solo gli associati di quel sindacato, ma un territorio, e quindi coinvolgerà aziende agricole che effettivamente hanno
rilevato e hanno mostrato questo problema in termini di appunto, bassa remunerazione rispetto al prodotto fresco, rispetto al conferimento al mercato tradizionale, la difficoltà con la vendita diretta appunto, come di trovare una soluzione concreta e quindi da lì il concetto di trasformazione, passando dal tema di filiera corta che si connota sempre di più una filiera corta ibrida, poi provo a definire meglio questa sezione, ebbene immaginarsi come un percorso che mette insieme i soggetti che vi mostrerò tra poco possa trovare una soluzione, l'abbiamo fatto mettendo dentro appunto quello che è il formulario, che non è molto diverso da quello che vi trovate appunto a compilare voi in risposta al bando del GAL, immaginando un'azione di 24 mesi. Le misure attivate appunto sono quelle che avete segnate qui. Il problema in qualche modo ve l'ho accennato, però per ribadire quello che ho scritto qui, cioè garantire un giusto corrispettivo al lavoro prestato da quegli attori della filiera agroalimentare che connota questa filiera corta nell'ambito dell'ortofrutticolo diventa cioè, il punto di partenza, però per poi rispondere a quell'elemento di innovazione, se ne richiamava appunto diversi livelli di innovazione, sicuramente la qualità dei prodotti che si vuole offrire ai consumatori devono rimanere prodotti di alta qualità, no, non è che l'obiettivo di aumentare la remunerazione mi deve portare, come dire, in qualche modo, quindi riducendo magari l'investimento di risorse a un prodotto di bassa qualità. Ma il tema quindi della filiera corta, sempre di più l'approccio virtuoso che abbiamo sposato, che abbiamo voluto riportare, quello del co-farming. Su questo, dire, potremmo aprire qui in termini di discussione questa sezione del co-farming, il prefisso co lo troviamo di gran voga oggi in tanti ambiti. Non a caso abbiamo ripreso il concetto di co-working, non serve di più in termini di cooperazione condivisa, anche nell'immaginario di un laboratorio condiviso e il tema è appunto come i diversi attori della filiera agroalimentare, i produttori, i trasformatori e quindi alla fine i consumatori finali, che consideriamo degli attori in questa filiera, possono cooperare, agire assieme. Il nostro progetto vuole nell'arco di 2 anni fare emergere un modello, che sia un modello vincente di successo, che possa appunto dare a tutti gli attori della filiera una risposta in termini, se c'è l'approccio win-win vincente, insomma, che dia appunto a tutti la soddisfazione, attraverso quindi poi dei prodotti che saranno un business plan vero e proprio per andare poi a fare l'investimento. Non lo facciamo nell'arco di 2 anni, ma al termine di questi 2 anni dovremo avere le condizioni per comprendere come un laboratorio che avrà nell'immaginario anche un luogo fisico sul quale appunto investire tutto questo sistema, le macchine, gli attori in termini di esperti che devono intervenire per garantire appunto poi un prodotto che ha un elemento di innovazione che immaginiamo con certe caratteristiche, ma soprattutto capire in termini di linee guida quale sarà il processo necessario per poter avere alla fine un prodotto che possa essere assolutamente poi apprezzato e venduto. L'elemento critico che abbiamo rilevato, ma che qui potremmo citare una serie di analisi che non abbiamo fatto noi, ma che hanno preceduto appunto l'elaborazione del nostro progetto, è quello dell'incapacità poi di arrivare appunto a raggiungere il cliente finale da parte di produttori che hanno assolutamente la qualità del prodotto, tutti gli elementi come dire, per poter soddisfarlo, ma il cliente, il consumatore finale, ma non hanno poi la capacità di raggiungerlo perché non mettono in atto delle strategie adeguate. Questo quindi porterà per andare sul tema appunto dei contenuti che appunto non è l'oggetto di oggi, ma ribadisco, se ci fosse un interesse siamo a disposizione per ricondividerlo, tutto quello che sarà un concept vero e proprio di creazione di un laboratorio, fino ad arrivare a quegli elementi di design, di branding, di food packaging che appunto fanno parte di quel processo che abbiamo appunto disegnato nella proposta di progetto che è stata premiata. Ve li ho già accennati, ve li ho già citati, ma rapidamente mi sembra è doveroso insomma, rappresentare il soggetto capofila che, ripeto, ha attivato un percorso partecipato tra i suoi associati che ha fatto rilevare questo problema, che poi è stato riportato dentro il progetto, tra altri problemi non è stato l'unico, è diventato una delle priorità appunto perché poi anche in termini proprio democratici hanno votato il gruppo di associati nel metterlo come prioritario. Ci sono altri problemi che hanno trovato altri percorsi in termini progettuali, non quindi la misura 16 all'interno dello stesso sindacato.
La cosa importante che sottolineo per far capire, insomma, questa rete come è stata costruita, e quindi al di là dell'apparato di loghi che vedete, dei nomi, poi insomma sulle slide potete cliccare quando avrete a disposizione, entrare a vedere insomma ognuno di questi soggetti come si rappresenta sul web. La cosa fondamentale è stata innanzitutto dire: ok, CPAT è evidente, è un ente strumentale, in particolare per l'aspetto formativo a livello regionale Veneto. Per quanto riguarda CIA, ma in questo caso non abbiamo chiesto di mettere in atto azioni formative durante il percorso dei 2 anni, ma di far emergere i bisogni formativi grazie al lavoro appunto di questo gruppo operativo che metterà in campo con diverse strategie in questi 2 anni. Piuttosto, le abbiamo chiesto un'attività importante, quella di mappare i soggetti che hanno le caratteristiche identificate su questo territorio, verticalmente lavoriamo sulla provincia di Padova, che diventino rappresentativi per attivarli poi all'interno dei percorsi che abbiamo immaginato in termini di appunto ricezione degli input cosiddetti, insomma, della problematica, la validazione quindi di quello che verrà elaborato da tutti i soggetti esperti. E quindi questo lavoro per noi diventava fondamentale, è un soggetto che ha già un radicamento sul territorio, ovviamente ha un focus legato agli associati del sindacato, ma l'obiettivo del progetto non è, ribadisco, lavorare con una singola parte di appunto di agricoltori, ma tutti quelli che risultano rappresentativi per quel settore, in quell'area. E di conseguenza rapidamente abbiamo identificato altri soggetti che dal primo sondaggio, dalle prime evidenze del gruppo di agricoltori erano considerati rilevanti per avere dei riscontri concreti rispetto a quella filiera agroalimentare che ho accennato poco fa. Cioè, perché Confesercenti? Non è scontato, questo lo dissi già Verona all'inizio del mese, quando fummo chiamati appunto a presentarci e condividere con tutti gli altri gruppi operativi veneti. Per intenderci, non abbiamo avuto risposte positive pur avendo invitato altri soggetti rappresentanti nel mondo del commercio, perché solitamente parlare di filiera corta da parte degli agricoltori, immediatamente come viene percepito filiera corta, vendita diretta, il mercato del contadino, e questo viene già percepito immediatamente come un elemento di contrapposizione tra chi rappresenta il mondo del commercio, e solitamente nelle città questa cosa, cioè, anche su Padova ovviamente, ha generato degli elementi competitivi che da parte di alcune categorie non stati così facilmente comprensibili, e in termini anche di dialogo non si è pagato lo scotto in questi termini di avere una effettiva cooperazione. Confesercenti ha colto questo elemento di coinvolgimento dei ristoratori che rappresentano le cosiddette restobotteghe, perché hanno compreso che avere dei prodotti di qualità provenienti dal territorio con delle caratteristiche che sono quelle che seguono i trend, le esigenze, i bisogni dei consumatori può essere una base di partenza per una cooperazione vincente, dove il prodotto trasformato può essere usato dal ristoratore, ma così anche rivenduto all'interno delle stesse ristobotteghe, e da lì si costruirà appunto il percorso di riscontro e validazione durante i 2 anni. E qui abbiamo trovato quindi una conferma importante. Rapidamente, Galileo Visionary District, già parco scientifico tecnologico di Padova, appunto è la competenza forte che abbiamo, ripetendo il tema del branding, del design, sarà quello che ci creerà anche un logo, attualmente non l'abbiamo, ma che darà in inglese la visual identity, l'identità proprio per comunicare questo gruppo operativo, e poi un laboratorio, e così nel tempo gli elementi di comunicazione forti che dovranno raggiungere il territorio e non solo a livello nazionale, poi europeo, a partire dai risultati di questo gruppo operativo. Future Food Institute, lo recupererò poi perché è come competenza forte in termini di processi di partecipazione e di metodologie di gruppo di lavoro che abbiamo immaginato proprio per la comunicazione e la disseminazione, non solo per raccogliere quindi input, ma anche per restituirli. Questo per intenderci è stata una scelta, torno indietro, che ci ha visto quindi mettere in gioco un soggetto fuori dalla regione, dal territorio regionale. Sono basati a Bologna, hanno già collaborato col MIPAF per appunto mettere insieme i mondi della ricerca, dell'innovazione, gli esperti della filiera agrofood e il mondo agricolo.
sono convinto sul fatto della loro capacità, della loro possibilità di supportarci in questo tipo di azioni. La mia azienda, che rappresento, qui faccio parte del team appunto Nosso Bianco, in questo caso già nel logo lo vedete, ricerca e sviluppo, networking, consulenza, insomma ve lo racconterò poi, è il nostro modo di entrare direttamente operativi in questo gruppo come innovation broker grazie a un percorso che evidenzierò poi. Per chiudere, UNICEF non è altro che con un laboratorio Euroisa basato a Treviso, un dipartimento di quell'azienda di servizi di un'industria appunto Treviso che ha una competenza forte in quanto è un laboratorio di analisi sensoriale, è un elemento fondamentale per valutare e dare quindi un'analisi fattiva su due elementi. Non solo il prodotto, il contenuto, i prodotti che verranno considerati, analizzati dentro la filiera produttiva della provincia, ma anche sul packaging che verrà utilizzato per commerciare quel prodotto. Quindi hanno la capacità di fare un'analisi sensoriale non solo sul contenuto, ma anche sul packaging. Rapidamente, quindi, per entrare nel vivo del nostro tema, dopo aver inquadrato quindi l'attività del gruppo operativo, perché ho pensato quindi di focalizzare sul ruolo di innovation broker e quello che insomma meglio posso raccontare rispetto al lavoro che abbiamo fatto. Non tanto, ecco, non prendetela come un elemento promozionale, può apparire facile, sono venuto qua senza biglietti da visita, senza proprio, non è questo il punto, ma la racconto di come in questo caso un'azienda che si è messa a fianco di un sindacato che sia di Padova, a partire da un problema che è stato rilevato, che è stato posto come elemento da superare, ebbene ci siamo portati appresso un bagaglio, una nostra storia all'interno di reti, in questo caso europee, legate a una competenza forte che da sempre ci ha contraddistinto come gruppo di lavoro. Noi siamo appunto basati a Mantova perché la sede principale appunto è nata grazie alle competenze di due soggetti che hanno lavorato su progetti di sviluppo territoriale, soprattutto nella regione Lombardia, ma anche per dire su tutto l'Alto Garda, fino insomma, arrivare al confine Veneto per lo sviluppo territoriale in ambito turistico, insomma, ho lavorato con GAL, i colleghi del GAL appunto di quell'area. Ebbene, partendo da quell'esperienza che ha da sempre contraddistinto la capacità di analisi, di elaborazione a partire da un'idea, di progetti che hanno trovato risposte appunto su territori appunto e programmi europei, non solo programmi nazionali, abbiamo messo in campo quindi delle reti che ormai con le linee che trovate sulla mappa europea ci hanno consentito nel tempo di selezionare partner e in alcune aree specifiche di lavoro che contraddistinguono poi un po', come dire, la competenza di ciascun elemento del nostro team, e quindi dal biomedicale, soprattutto con Nord Europa, penso Germania, insomma Olanda, Austria, Belgio, piuttosto che su tutto quello che è il digitale che accompagna alcuni settori produttivi, insomma l'etichetta Industria 4.0, fino ad arrivare all'agri-food che ho seguito più precisamente, poi vi racconterò di un progetto che è strettamente connesso appunto al nostro gruppo operativo. Ebbene, abbiamo messo in campo quello che adesso oggi è una rete di soggetti che sono in grado di dare risposte. No, quindi non solo specificatamente a un settore definito, perché spesso chi veicola in termini, appunto, penso le soluzioni digitali, trova campi di applicazioni diversi anche nell'ambito di multisettoriale sulla base, appunto, di una capacità consolidata di, partendo da un'analisi di un problema, di trovare soluzioni mettendo in connessione soggetti diversi del mondo dell'innovazione. Quindi sempre di più noi nel nostro tempo abbiamo costruito quindi relazioni forti attraverso collaborazioni dirette in progetti europei, Horizon 2020 sicuramente, molto sulla cooperazione territoriale, i grandi programmi Interreg. Lo dico non perché devo esibire chissà quali appunto, curriculum, ma piuttosto perché è strettamente correlato in quello che abbiamo poi fatto all'interno di questo progetto che contraddistingue il gruppo operativo, portando appunto CIA all'interno di una rete
che è stata attivata da un altro programma e l'abbiamo citato anche nel formulario, nel modello, dicendo chiaramente che noi abbiamo trovato a livello di analisi di potenziali risposte una connessione diretta con un altro programma. Questa slide semplicemente per dire che quindi noi abbiamo sicuramente la capacità di attivare startup e l'abbiamo fatto insomma i nostri clienti, tra virgolette, come Innovation Book, che sono stati appunto soggetti che avevano un'idea, che avevano bisogno di farla diventare impresa. PMI moltissimo a vario livello, quindi le abbiamo accompagnate dentro ISO 2020 con lo SME Instrument, ma anche con altri programmi europei dedicati alla piccola e media impresa, un buon 40%, quindi è la fetta importante dei soggetti con i quali ci relazioniamo. Sicuramente collaboriamo direttamente con l'università, centri di ricerca, e li abbiamo, alcuni di questi insomma, come soggetti anche cluster, li abbiamo portati dentro il gruppo operativo perché avevamo compreso che erano soggetti che avevano quelle risposte in grado di risolvere quel problema. Quindi, tornando indietro sui loghi, potrei dire che come centro di ricerca abbiamo appunto il Galileo, piuttosto che il laboratorio di analisi sensoriale di UNICEF, questo per dire il modo in cui lavoriamo. Cioè, quindi non certo compartimenti stagni dicendo beh, questo Riccardo oggi, siccome segue l'agri-food, continua a guardare solo esclusivamente i soggetti che tipicamente hanno l'etichetta agri-food, no? Perché appunto questa è l'etichetta che viene data a livello europeo, siamo in grado rapidamente di vedere anche chi normalmente non aveva un'esperienza pregressa o mirata, dedicata, insomma un forte curriculum nel sistema agroalimentare. Se ha delle soluzioni in grado di, o delle, quindi le competenze in grado di offrire soluzioni, ebbene lo riportiamo all'interno di appunto reti come quella che appunto è stata determinata dal gruppo operativo. E così, insomma, questo per dire un po' di numeri sulle cose che abbiamo messo in campo, queste li potete ritrovare poi successivamente. Quindi qui probabilmente voi mi smentirete se come dire, il modo in cui interpretiamo il nostro ruolo di Innovation Broker ma è differente da quello che avete visto presentato nell'incontro che ci ha preceduto. Però sostanzialmente noi, cioè, le parole che uso per dire come lavoriamo e come portiamo all'interno la nostra competenza dentro un gruppo operativo, lo scouting tecnologico e l'analisi di mercato fa parte insomma, delle attività principali che mettiamo in campo grazie a questa rete che abbiamo attivato. Il matching, cioè, insomma, l'incontro e la capacità di fare rete è evidente, insomma, per quello che vi ho detto poco fa, e quindi quello che abbiamo messo in campo per costruire il progetto è stato questo, cioè per costruire il gruppo operativo e dare appunto delle risposte, e così abbiamo lavorato e continuiamo progetti di sviluppo e sperimentali. Questo è l'evidenza, insomma, di Farmers Lab all'interno del PSR Veneto, come progetto appunto sviluppa appunto i temi di innovazione. I temi dichiarati. Ebbene, poi noi cosa faremo concretamente poi durante il percorso di 2 anni? Beh, il business model, cioè il modello di business, il cosiddetto business plan, proprio che uscirà tra i deliverable, no? I cosiddetti, tra i documenti appunto che devono emergere da questo gruppo operativo, ebbene, sarà parte del nostro lavoro diretto. E così la pianificazione per costruire poi quel percorso che dovrà concretizzare un laboratorio. Questo per dire come effettivamente, veramente so che è stato molto rapido, ma è il modo in cui concepiamo il nostro fare mediazione in termini di innovazione, come entriamo in gioco. E qui arrivo quindi alla visibilità europea, alla disseminazione, perché giustamente oggi sono arrivato e ho preso anch'io gli appunti ascoltando Patrizia e poi Sonia, appunto perché appunto nello specifico è vero che abbiamo un'esperienza in termini di progetti europei per i diversi programmi che abbiamo gestito, che abbiamo affrontato, però ci siamo trovati per la prima volta dentro il gruppo operativo a vivere quello che a diversi livelli, ne accennavo con Matteo, insomma, negli scambi che abbiamo avuto in preparazione di questo incontro, effettivamente un gruppo operativo si trova a dover comunicare e disseminare. L'abbiamo scoperto, non, cioè, come dire, solo in parte l'abbiamo intuito, perché ovviamente c'era un bando che ci ha dato le linee guida entro i quali muoverci dentro il PSR e c'erano chiaramente i riferimenti e l'impegno a partecipare quindi a quello che in termini di Pay Agri appunto sarebbe stato messo in campo. Però in qualche modo abbiamo, come dire, ecco qui arrivo sull'esperienza, no? Spero che sia quindi questo l'elemento più interessante e in termini di condivisione sono pronto a rispondere. A livello esperienziale abbiamo un po' a scatola chiusa messo in campo cioè che cosa? Una serie di elementi comunicativi anche nella fase di pianificazione.
di comunicazione e potenziale disseminazione, ma di certo quando abbiamo scritto il progetto non sapevamo che ci sarebbe stato un workshop 2 settimane dopo la costituzione del gruppo operativo che ci invitava a Lione, quindi anche lì, cioè, sfido chiunque, sì, avevamo un budget in cui dovevamo indicare chiaramente una serie di missioni, trasferte. Questo è stato coperto, come ha ben dichiarato, segnalato Patrizia, quindi non avevamo quindi la necessità di coprire questo tipo di spesa perché appunto il workshop come PayAgri è stato coperto nella globalità delle spese, però altre iniziative magari non, appunto nella fase di presentazione di progetto non abbiamo chiaro appunto rete nazionale, fortunatamente se sarà in Veneto probabilmente non avrà particolari costi, questo per dire una criticità difficile prevedere nell'arco dei 2 anni, in questo caso nostri, quali iniziative, quali altri eventi sono messi in campo, quale spazio, quale tempo e quale copertura evidentemente mettere in campo. Questo lo dico già come un elemento, appunto non è scontato, non è evidente, non è facile, ci si può intuire sulla base di quello che sentirete in questo periodo e qui insomma abbiamo già dei primi input, sappiamo che anche rete rurale nazionale metterà in campo degli eventi, però ecco, non era facilmente prevedibile. Cosa abbiamo fatto? Per dire perché abbiamo accettato, abbiamo trovato subito con entusiasmo questa proposta interessante. Primo perché abbiamo colto che era stato identificato dal Service Point PayAgri la filiera corta come un elemento chiave che contraddistingueva il nostro gruppo operativo. Questo per dire che so bene, qui poi ci sarà anche appunto con il dottor Trentini e Monica Venello, indubbiamente c'è stata una comunicazione tra Service Point e la Regione del Veneto per, come dire, fare poi sintesi, capire quali gruppi operativi fossero stati in questo caso più rilevanti per un invito e proporre quella scheda che poi insomma troverete, partecipare, presentarsi con la delegazione che vedete al completo qui nella foto più alta. Però ecco, per intenderci, anche qui metto un elemento che potrebbe essere anche qui importante per poi immaginare il percorso e capire come sarete, come dire, tirati dentro questo tipo di disseminazione e comunicazione a livello europeo. Noi sostanzialmente abbiamo indicato delle parole chiave all'interno di quel modulo, probabilmente io non ho visto il modulo del proposto del GAL, ma ci saranno le parole chiave entro il quale è esattamente identico. Quindi, e quindi su quelle parole chiave evidentemente abbiamo fissato quelli che ritenevamo più rappresentativi e giustamente state quindi valutate e approvate in questi termini dalla Regione del Veneto. Magari a posteriori mi verrebbe da dire per alcuni elementi che stanno sviluppando avremmo potuto anche considerare altri, non è facile come dire altre parole chiave, non è facile come dire dentro una lista confezionata chiaramente fissare, però ecco, credo sia importante, poi mi smentiranno appunto con l'intervento della Regione se questo può essere un elemento importante su quale stressarvi, come dire, sottolinearvi, sceglietele bene. Perché questo magari oggi vi racconto, dopo vado già sul racconto, no, dell'esperienza di Lione. Come ho inteso, relazionandomi poi con lo staff del Service Point e i paghi, appunto, come fosse rilevante, ecco, per loro anche comprendere quanto di elemento, ad esempio, digitale andremo a mettere in campo con il nostro progetto. Per magari, adesso una cosa che abbiamo chiesto espressamente, poter essere coinvolti in un network tematico dove c'è l'elemento dello smart agriculture, smart farming, per esempio, dentro, quindi una filiera di attività che non avevamo immaginato di come dire, mettere come prioritaria quella descrizione. E quindi stiamo dialogando, per esempio, col Service Point per poter eventualmente partecipare anche a quel tipo di attività. Che non è, come dire, evidenziata, non è chiaramente nella presentazione che abbiamo fatto nei moduli. Dall'altra, mi viene da dire che è stato fondamentale per noi relazionarci con dei soggetti che hanno partecipato, non solo, appunto, eravamo in Francia, quindi dal paese ospitante, la Francia, che aveva sicuramente la delegazione più ampia, ma anche da altri paesi, network tematici citati appunto nell'intervento di Patrizia, non li conoscevamo sostanzialmente, non avevamo idea di quali network tematici fossero stati attivati, quelli TN che erano dentro quella mappa appunto dei tematici network, e non sapevamo ad esempio che Skin di fatto, che ha tra l'altro un capofila appunto
appunto, che è basato in Italia, l'Università di Foggia, aveva sostanzialmente la filiera corta come un elemento chiave sul quale sviluppare appunto una rete molto più ampia con delle azioni di comunicazione, disseminazione, alle quali, dopo l'incontro che abbiamo avuto appunto a Lione, siamo già stati invitati, per intenderci a fine aprile, alcuni agricoltori, appunto questa cosa della rete rappresentata dal gruppo operativo, potranno partecipare appunto a un momento di scambio di visita, studio di aziende agricole tra l'area belga e il confine olandese, proprio dell'area ortofrutticola, e su questo insomma si sono attivate delle cose che erano inimmaginabili prima, perché l'incontro face to face, così detto vis-à-vis, è stato fondamentale. Non è scontato scrivere un'email, appunto avere una risposta immediata se non si coglie, se non si ha la possibilità a volte appunto di entrare, come dire, in maniera molto diretta in uno scambio come quello offerto da un workshop di questo tipo. Dall'altra, abbiamo colto, per dire, in maniera evidente subito dall'esperienza raccontata all'interno di questi gruppi di lavoro, tavoli in cui ci siamo confrontati con soggetti dai vari paesi europei, proprio delle idee, degli spunti che non avevamo considerato, perché per intenderci eravamo molto più orientati a modelli anglosassoni, perché è più facile anche da rintracciare in letteratura online tutto quello che si muove attorno al nostro tema, e non ci siamo appunto non ci siamo invece soffermati a guardare l'esperienza francese, e quindi, in buona sostanza, abbiamo scoperto che i laboratori condivisi, così come lo stiamo immaginando a livello locale, hanno già delle esperienze forti, consolidate, che sono assolutamente levabili a modello e sui quali abbiamo già preso dei contatti e abbiamo immaginato delle collaborazioni, appunto in termini quantomeno di conoscenza e di scambio di dati in questa fase. Per andare diretti sul tipo di intervento e di supporto che un Innovation Broker come Nastro Bianco ha dato già in fase progettuale, appunto alla concretizzazione del gruppo operativo. Icon che vedete qui, vedete il grande logo, un minuto, Interreg appunto, è un programma, Interreg Central Europe, che prende l'Europa centrale come elemento territoriale, ma che in questo caso aveva proprio il tema dell'innovazione nel sistema agri-food. In questo caso il partner italiano, UNICEF, che è il partner del nostro gruppo operativo, ha coinvolto CIA e appunto l'altro partner del gruppo operativo, Galileo Visione Distri, come stakeholder. Una delle azioni pilota del progetto Central Europe potrebbe dare, nella fase finale appunto del lavoro del nostro gruppo operativo, un sostegno diretto a quindi attività che non è prevista dal gruppo operativo e dal progetto Farmers Lab, ma che a seguire come follow-up potrebbe dare sostegno diretto a partire da quelle innovazioni in ambito di sicurezza alimentare, meccatronica e food packaging che è sviluppata all'interno di ICO. E quindi per chiudere, ovviamente sul tema di comunicazione, al momento quello che potete vedere, non abbiamo ancora una pagina web, ma sarà messa in campo, ma è rintracciabile appunto una pagina Facebook nella quale stiamo raccogliendo la nostra storia in termini di eventi, di connessioni, e quindi abbiamo pensato, come strumento di comunicazione, non certo di disseminazione ancora, di raccoglierlo in una pagina, nella quale abbiamo anche linkato il GAL proprio Dolomiti, piano piano, insomma, tutto quello qui siamo chiamati a partecipare viene raccolto qui. E concludo appunto salutando e ringraziando. Bene, grazie Riccardo. Allora, anche